Carabinieri e finanzieri si sono presentati al municipio di Monselice, ma gli atti che hanno richiesto sono tutti legati alla cementeria, alle autorizzazioni edilizie che le sono state rilasciate di recente dall'ufficio tecnico comunale, ai presunti abusi edilizi ipotizzati in un esposto presentato da comitati ambientalisti della zona dopo alcune voci circolate dalla fine dello scorso anno, quando il cementificio, che aveva appena cambiato proprietà, aveva fatto richiesta per utilizzare i rifiuti nel processo produttivo, innescando la protesta di alcune associazioni che hanno seguito a distanza l'iter burocratico prima di far partire l'affondo giudiziario. In pratica, alcuni consiglieri fecero notare il fatto che una buona parte degli impianti del cementificio sarebbero stati costruiti su una zona agricola, non sanabili se realizzati abusivamente in un territorio protetto quale quello del Parco Colli. La provincia stava attuando la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'uso dei rifiuti nel processo produttivo e chiese quindi chiarimenti al comune di Monselice, ottenendo qualche mese dopo l'indicazione che tutto sarebbe stato sanato. Questo avrebbe convinto nel mese di maggio la provincia a dare l'ok all'utilizzo dei rifiuti, ma contemporaneamente ha pure dato la stura alle contromosse ambientaliste e dall'inchiesta avviata dalla Procura di Padova.